ascoltatori di Radio Number One, ci troviamo di fronte al Teatro Ariston nella cornice del 67esimo Festival della Canzone Italiana. Il festival non è ancora iniziato, inizierà questa sera, ma andiamo a chiedere ai sanremesi e alle persone che ci sono qua intorno se hanno qualche ricordo di qualche festival passato. C'è qualche aneddoto, qualcosa di che vi ricordate di qualche Sanremo passato? L'anno scorso per la prima volta che sono entrata a vederlo. Ed è stato? Bellissimo! Mi ricordo la Belen a questo punto, la farfallina, ecco questa. Anche se non cantava, no? Beh, il festival è stato molto belli quando c'era ancora, io sono vecchio, Pippo Baudo, era molto importante. Quest'anno spero, visto che i due conduttori, che ci sia un festival anche un po' più diverso, diciamo, non con le solite veline o come si chiamano adesso, così, però siamo qua per vedere, visto che abitiamo qua vicino, quattro passi, siamo venuti qua a vedere. No, volevo sapere qualche aneddoto da qualcuno che Sanremo lo vede sempre da vicino. Secondo me mi sta dicendo una bugia. Scusate, posso farvi una domanda? No, che paura! No, amico, paura! Siamo spaventati! Buonasera, Serato Zero, RN1, Radio Number One, ciao belli! Posso farti una domanda? Dimmi pure! Qual è il ricordo più bello di un Sanremo del passato? Il ricordo più bello del Sanremo del passato? Che ne so, i fiori, grazie dei fiori, che ne so? Il ricordo più bello che so, in che senso? Un aneddoto! E che non lo so, non mai nei migliori anni della nostra vita a Sanremo, basta, non c'è difficile da dire tante cose. I migliori anni. Chi vince quest'anno? Quest'anno allora vince il primo classificato, io so già la classifica, Albano, Cinci D'Alessio e Giusy Ferreri. A posto. Questi saranno i primi tre, me l'hanno detto a me, mi hanno chiamato, state tranquilli. Paragnosta! Ciao, volevo sapere se è la vostra prima volta a Sanremo. Sì. Sì? Così? Ok. Più o meno cosa vuol dire? Che, boh, mi sembra di esserci già stato, però non ci sono mai stato. Sì. Di fronte al casinò di Sanremo termina il nostro primo giro della Città dei Fiori. Noi vi ricordiamo di seguirci tutti i giorni in diretta radio dalle 9 a mezzogiorno, ma soprattutto di seguirci su tutti i nostri social network, Facebook, Twitter e Instagram @RadioNumberOne. Per oggi è tutto, ci vediamo domani. Ciao!